Buongiorno, buongiorno da Valencia, siamo in collegamento dalla Spagna. Buongiorno, buongiorno signori, ci troviamo qui a Riccardo Tormo a Valencia, l'ultimo atto della nostra Moto 3. Piove? No, oddio, meno male, oddio che paura. Stavo stesso piovendo. Allora, il nostro Pippin ha fatto un certo tipo di qualifica. Non mi interessa cosa dicono le previsioni. Dicono pioggia. Ok, quindi dovremmo cercare di stare avanti il più possibile, perché se sbandierano bandiera rossa terranno, diciamo, l'ordine d'arrivo al giro precedente, quindi top. Detto questo, ragazzi, occhio, perché ho fatto delle prove con la MotoGP. Io non sono tanto così convinto di voler fare il salto della quaglia e arrivare fino in MotoGP, però nel caso prenderemo questa decisione più avanti, forse in questo episodio, il nostro Pippinho è pronto a tirare fuori tutte le sue caratteristiche da dominatore ed anche da scivolatore delle piste, sperando di non dover cadere troppo. Oddio, dobbiamo battere Alonso. Alonso che dovrebbe essere dietro di noi, in seconda posizione, numero 80. Ho fatto una pole della Madonna, girando anche abbastanza male. Quindi un po' non capisco. La difficoltà adattiva dovrebbe migliorare a breve. Teniamo le soft. Azzardiamo le soft. Quelle sono le gomme di un giro. No, metto le medie. Metto le medie. Anche perché, non queste che sono quelle usate magari. Anche perché ho fatto un tempo neanche con le medie in Q1. Quindi boh, questa difficoltà un po' così. Ma noi finché ci divertiamo andiamo avanti. Quindi ragazzi, vai al tracciato. Bam. Medie. Mi dimentico sempre che me ne fa vedere anche qua. Ci siamo. Prontissimi. Pronti a tirare fuori l'impossibile. Con la foto del Vale dietro. La 69 è pronta. Siamo 3-2-1. Via. Bella partenza del nostro Pippinho, guidata ovviamente, e ci lasciamo tutti dietro. Ok, prima staccata, tiriamo un po' più lunga. Mamma mia, ragazzi, qua sono gli autoscontri, non sono io allora anche la CPU. E allora giusto così. Incrocio di traiettoria di Pippinho che azzarda all'interno su Alonso. Dobbiamo battere, dobbiamo vincere quindi la nostra prima gara in Moto 3. Dobbiamo Alonso, non fare lo stronzo e ce ne andiamo. Vediamo se gli steward puniranno la condotta poco pulita del nostro Pippinho. Ma ragazzi, MotoGP, so più le volte che vado per terra. Cioè, in MotoGP possiamo contare i secondi in cui non cado, in cui resto in moto, perché sono pochi. Sono tremendamente pochi. Oh, l'ho chiamata. È lunghina anche qui. Beato, l'impostazione della curva. Le gomme sono quelle medie, quindi ce le possiamo un po' strapazzare un po' di più. Qua ho preferito alzare il pedale. O meglio, tirare indietro il manico di scopa. Donna mia, bizzarrisce sempre in pista, in corsa. Sono molto più pulito durante le prove a tempo. Che altro, perché non sto parlando. E quindi giustamente va via un po' di concentrazione, quindi mamma mia. Non so quando inizi ad alzarsi la difficoltà. Deve alzarsi. Ah, ne approfitto, me l'ho dimenticato, devo dirlo all'inizio del video. Ci potrebbero essere tanti dei problemi audio che non ho verificato precedentemente. La Madonna, sono andati larghissimi dietro, cosa ho visto i miei occhi. Non so per quale motivo, ma quando entrava la musica, quando stavo zitto, e quindi il OBS registrava semplicemente l'audio del desktop del gioco, lo mandava a cannone. Ogni tanto mi capita, non so se è un problema di OBS, ma non ne sono molto sicuro, non credo. Penso sia un problema di impostazione del mixer audio virtuale di Windows. Butto il mio centesimo su di lì, ma avendo abbassato un po' di più l'audio non dovrebbe essere troppo fastidioso. Quindi
ci tacciamo e ci godiamo queste moto 3 per l'ultima volta. Andiamo per terra. Obiettivo della... Madonna, un po' meno, Fabio. Obiettivo della giornata, non fare rewind. Sarebbe già qualcosa non fare dei rewind oggi. E se siete amanti di MotoGP e conoscitori di MotoGP, magari mi volete consigliare su come guidare la MotoGP, letteralmente la classe regina, perché mi sento veramente comunque sia spaesato, un po' meno rispetto agli altri anni. Gli altri anni era impossibile per me guidare, quest'anno sembra un po' meglio, ma ho le mie difficoltà. In uscita di curva andiamo velocissimi, ora o vogliamo per terra. Pioggia, ai ai ai, c'è la pioggia, occhio. Dobbiamo ballare sulle uova qui, dobbiamo ballare sulle uova. Oi oi oi, oi oi oi, sta piovendo. Piano, perché qui andiamo giù subito che abbiamo le super slickone. Occhio, in fase di erogazione della potenza. Apriamolo un po' di meno, il gas un po' meno a martello. Adesso un pochino più condizionato. Si sono tornati sotto tantissimo, ovviamente. Per adesso non è un problema. Basta tagliare anche il prossimo giro davanti, in maniera tale che se sbandierano, danno bandiera rossa, abbiamo vinto, ragazzi. Provo a concentrarmi un attimo. No, lo sapevo, sono volato. Attenzione! Mamma mia, che rientro! No, mamma mia, che rientro da Marrano. No, ragazzi. È l'acqua. Stavo... Vabbè. Mi è andato il warning per l'incidente, ci sta. Peccato. Quindi niente MotoGP, non ho voluto fare rewind, ragazzi, vabbè. Bastava che alzavo un po' di più ed era a posto. Peccato, ora siamo impossibilitati a recuperare la posizione. Vabbè. Mi ci sono rimasto, vi dico la verità. Pensavo di aver ancora un minimo di controllo. Quando ho visto che abbiamo preso qualcuno dietro, non so chi è che è stato lo sfortunato coinvolto nell'incidente, che ha preso la nostra moto mentre volava in giro per la pista. Dai, che sfiga però. Che sfiga però. Non credo che mi faccia ricominciare. Mi fa ricominciare? Oh. Beh, non è ancora finita, quindi. Ok. Niente è perduto. Andiamo. Dobbiamo andare proprio a cannone. Dobbiamo andare all'inseguimento. Qui i secondi di vantaggio sono stati azzerati. Noi arriveremo... molto lunghi a questa attaccata, neanche troppo lunghi per realtà. Attenzione, subito andiamo a insediare Alonso, subito lo insediamo, attenzione, pa fuera, no, mamma mia, passa, no. Dai, no, due cadute così da coglione, no ragazzi, che palle. Perché è ancora bagnata. È ancora bagnata la pista, devo ancora abituarmi, non ho corso sul bagnato su questa pista in generale, su MotoGP 24. Ok. Facciamo finta che non sia successo nulla, qua è andato un po' lunghino. Ma gli siamo incollati, ingarellatissimi, dai, va bene così. No.
Andiamo lunghi piuttosto, andiamo lunghi piuttosto, frega niente. Entriamo in pista, poi andiamo anche posti dove non è più pista, ma a Pipino non gliel'hanno detto, quindi... Mamma mia, come scoda! Mamma mia, che sorpasso di Pipino, incredibile! È ancora in garellatissimo pure Alonso, attenzione Alonso, non fare lo stronzo! Piano, 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 piano. Ok, piano cazzo. Yes! Andiamo. Let's go. Più o meno. Più o meno. Più o meno, più o meno, più o meno, più o meno. Intanto fioccano gli incidenti, gli interventi degli Stewart, ovviamente. Ok. Traction control, mettiamolo magari a 5. Perché c'è bisogno, secondo me. C'è bisogno di un pochino più di taglio e di erogazione di potenza, ma siamo tornati in prima posizione. Incredibile, il cambio moto ci ha salvato la vita, anche un singolo flashback. Ma l'abbiamo speso bene, secondo me. Mamma mia, mamma mia. Ma sì, dove sono andati tutti? Mamma mia. Infatti incidente, incidente. Non so di chi. Non ho avuto tempo di guardare. Uff. Arriviamo sempre un po' lunghi. Sì, ma la pioggia qua sta diventando un po' importante, secondo me. Abbiamo circa 2 secondi di vantaggio. Cerchiamo di sfruttarli bene. Taglio pista. Ok, va bene, lo prendiamo all'avvertimento giusto. Mi è un po' scivolata all'interno. Non ho voluto rialzare troppo di cattiveria. Ecco, forse Traction Control 5 ci potrebbe salvare la vita in più di un'occasione. Tagliamo. Prendiamo un po' prima magari. No, lo sapevo. No, non faccio Buster Wine. Vabbè, se mi butto, ho capito. Anche se non mi viene addosso. Vabbè, ma ci sta. È il gioco che si rivela contro di me. Siamo noi, la difficoltà adattiva siamo noi. Siamo letteralmente noi. Ora qui mandiamo un po' per le frasche un nostro compagno, un nostro avversario. Non ci interessa molto, sinceramente. Quindi la MotoGP per ora è ancora svanita. Ah, no, niente, dai. Non diventa... Come si chiama? Non è divertente. No, non è divertente, dobbiamo fare le cose almeno divertenti, dai. Va bene tutto. Niente, non era la nostra corsa, ragazzi. Non è destino fare il doppio salto carpiato mortale in avanti con avvitamento a destra. Ci giriamo un po' tutti dietro a vedere cosa succede. Niente, continue cadute, un po' di tutti. Vabbè ragazzi, è diventata una shit fest. Perdonatemi. Io la pioggia in qualsiasi come si chiama, gioco di corse, non andiamo molto d'accordo. Qui abbiamo fatto una traiettoria nostra, abbiamo letteralmente scritto una nuova curva nel circuito e gli Stewart ci hanno anche dato ragione. Vabbè, ci appoggiamo ai nostri avversari, noi siamo persone invadenti. Pipino, ecco che si appoggia un'altra volta, prende il rimbalzo, manco se stesse giocando a pinball. Piano piano. Si è ritirato. Quanti colpi di scena in questo gran premio. Quanti colpi di scena. Oh, scusa. Dove l'ho mandato? Long lap penalty praticamente.
E quindi come funziona? Scusatemi, scusatemi. Quindi come funziona? Si è ritirato. È caduto e volà. Quindi tutti. In realtà i flashback sono e saranno totalmente inutili. Se questi però non si inchiodano a metà curva, fanno anche un cazzo di favore. Spero di dirgliela a lui la penalità, non a me. Mamma mia, a me l'han dato. Follia. Follia. È un'altra cosa di Pipin, follia, Per i più antichi, per i più vecchi del canale. Sì, vabbè. Non vedo che sono l'unico che fa la strada panoramica. Li abbiamo sorpassati tutti. Non credo che ce la diano per buona, ragazzi. La sorpassa regolare. Uno è andato? A posto? No. A posto? Sì. No? Sì, a posto. Andiamo, vediamoci a riprendere le due posizioni. Vabbè, dai. Andate un po' interno. A questo punto se l'avversario ha ritirato, l'obiettivo viene ritirato? Perché effettivamente non è colpa, cioè non l'abbiamo buttato fuori noi sto giro, dai, va bene tutto, ma è stato anche lui vittima del tempo. E ci sta, mamma mia. No, sapevo che si andava. Noi prendiamo una strada lunga e ci va bene così. Ogni volta andiamo sempre più indietro. Mamma mia, che... Uff, che sudata. È bello che se non fosse venuta a piovere, ragazzi, eravamo easy win. Cioè, oddio, no, perché eravamo volati come dei coglioni. Poi in realtà siamo volati quando è venuto a piovere, effettivamente. Quindi attenzione. Passi regolare, c'è di posizione. Ok. Vabbè. Sorpassami, pirla, che devo... niente, non mi sorpassa. Sì? Ok? A posto. La classifica piloti vede comunque Alonso campione, in realtà. Guarda dove vanno tutti. Long lap penalty, posizione non ceduta. Oh no. All'ultimo giro, come faccio a fare la long lap penalty all'ultimo giro? Ehi, allora. Sta succedendo di tutto, ragazzi. Di tutto. Abbiamo pure la long lap penalty. Che tra l'altro non so dove sia il long lap penalty nel circuito. È guidato, però non posso arrivare a cannone a fare long lap penalty, questo lo so. Devi entrare con un minimo di raziocinio. Però non vedo, forse la prossima è la curva dopo, vediamo. No, qua bisogna fare molto di più. Mamma mia, non vedo l'ora che finisca sto Gran Premio, ragazzi, la pioggia. Anche perché non ho idea se veramente conti qualcosa provare a fare il miglior risultato possibile. Ah, ecco. Ah, è qua. Ok, vedete che lo fa lui, long lap penalty. Ok. Siamo a posto. Almeno non mi danno. La bandiera rossa a causa del brutto incidente in pista. Colpa mia?
Vabbè. No! Posso cambiare pista? Posso cambiare gomma? LOL. È la gara infinita, ragazzi. Possiamo ancora vincerla. Un giro? Un giro? Ok. Ah, non sei tornato in corsa? No! Vabbè, ma che bagone è, scusate. Scusate. Non si era ritirato? Ma non si era ritirato Alonso? E questo qua? Anche Suits si era ritirato. Vabbè, allora a questo punto è lotta vera. Nel Gran Premio dei bug e delle scivolate. Ma l'avevo detto che. Oh, occhio perché siamo a un niente da fare un'altra longa la penalty e questo potrebbe costarci la MotoGP. Cerchiamo di fare un ultimo giro. Gestito, scusatemi, vado in Fox. Quanto cambia giocare stando zitti, eh? Piché sono qui. E vieni a guardarti bene dietro, perché ti passa all'interno uno e passa all'interno pure l'altro. Mamma mia, cosa hai combinato, Pipigno? All'ultimo. Ho frenato tipo prestissimo. Mamma mia, ce la giochiamo all'ultimo, arriviamo in gara lattissimi, attenzione. Mamma mia, no. Oddio! Siamo arrivati secondi di Tra poco ci quanto sposteremo con la poco? diretta al parco chiuso per le interviste ai piloti arrivati a podio, ma nel frattempo guardiamo insieme le classifiche finali della gara Moto3. Non siamo arrivati dietro, siamo arrivati a pari tempo con Suzuki, con Tatsuki Suzuki che guida un Husqvarna. Oddio, con l'Invieher. Ok, non è Celestino Vietti. Me l'avete detto anche nei commenti, eh. Però ragazzi, è successo di tutto, gente rientrata, gente uscita, gente ritirata, Le gente che camere poi è ci portano rientrata, al parco Pipigno chiuso che del era all secondo over classificato the che vede tutti gli place. applausi meritati dai membri della Ma, squadra. signori. Accesso sbloccato alla MotoGP. Ok. Stagione conclusa. Due podi, due pole position, un giro veloce, sesta una posizione finale. Ok. Trasferimenti da casa di alla fine della stagione che i piloti reali potranno cambiare squadra. A quota generata, questo è quello che abbiamo detto due episodi fa. Scegli se cominciare una stagione con il mercato già attivo, attiva il mercato dalla prima stagione. Sì. Ok. Ah, beh, abbiamo le peggiori moto nella MotoGP, le Honda. Con Zarco una Kagami. La Castrol, beh, oh cazzo, la Castrol Honda. Se no, in Moto 3 abbiamo il Red Bull KTM con Celestino Vietti. O la MLAV Racing con Scott Ogden. O l'attuale. O l'attuale. Che ve lo dico a fare? Ok. Posso dire che va tutto bene? Calendario breve. Ok, siamo in MotoGP con la Honda, con la Castrol Honda. Allora, togliamo qualcosa. Calendario breve. Andiamo a Lusail. Portimao, Austin, Jerez. Cancella tutto. Allora, il primo lo andiamo a mettere. Ah, posso fare completamente random?
Ok. Io penso che metterò, sistemerò un attimo il calendario e vi faccio vedere quello che sarà la nostra scelta. Eccoci qui, ragazzi. Faremo i test in Losail, poi Silverstone, Catalunya, Mugello, Assen. Testa Jerez, andiamo a Jerez della Frontera, Sepang, Red Bull Ring, Misano, Chang, Sachsenring e Valencia. Totalmente a caso. Disabilita la Tissot Sprint, mi fa schifo solo l'idea. Ok. Bastianini è andato in Trackhouse Racing MotoGP. Ok, al suo posto è andato Bezzecchi, ok. Vignales è andato per Pertamina Enduro Vora 46 Racing Team. Joan Mir non ha lasciato, è andato in Yamaha e al suo posto è andato Rins, si sono cambiati. E Raul Fernandez è andato in Aprilia, lasciando posto lasciato aperto da Vignales. Moto 2, Moto 3, noi abbiamo fatto il salto, vabbè. Ci interessa relativamente, questi sono un po' di cambi che possono accadere. Signori, signori, ma non lo voglio neanche vedere, siamo pronti per vedere. No, vediamo. Fu usato, la stagione poteva forse andare meglio. Ma alla fine ce l'abbiamo messa tutto, che non ci la parte che ricavano le batterie per l'anno prossimo. Non devo rispondere. Pippinho sbarca in Castro Honda LCR, una squadra affiatata da tutti i grandi lavoratori che non hanno aggiunto così potremmo scommettere il giorno dei guardi. Bene, Juanzarco, sono contento di essere qui con te, siamo pronti a fare la cazzata. Ovvero andare a MotoGP. Ragazzi, farò i test per i cavoli miei e poi ci vedremo per il primo. Forse ultimo episodio di questa serie in MotoGP. Grazie a tutti per avermi seguito fino qui. E noi ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao belli!